Stadio Miramare di Manfredonia, la Fossa dei Leoni, 87 anni di storia calcistica in questo stadio che ovviamente ha subito nel tempo dei rifacimenti, delle ristrutturazioni. Ebbene, da qualche tempo si è insediato presso il comune di Manfredonia il commissario prefettizio a cui le società avrebbero fatto richiesta di poter utilizzare la struttura almeno per gli allenamenti. Tra queste società anche il Manfredonia Calcio 1932. Secondo le nostre indiscrezioni, fino ad oggi alcuna risposta sarebbe pervenuta da parte del commissario prefettizio e quindi si apre un grande problema. Questo stadio potrebbe diventare in effetti una cattedrale del deserto, una struttura abbandonata a se stesso, poiché ove mai non fosse concesso alle società di poter utilizzare nelle more questo terreno di gioco per gli allenamenti, potrebbe esserci anche la possibilità, in primis da parte della Manfredonia Calcio, di consegnare il titolo al commissario prefettizio e quindi vi è il serio e paventato pericolo che l'anno prossimo non ci sia più calcio giocato qui a Manfredonia, almeno il calcio che conta, e quindi il Manfredonia che quest'anno ha vinto i playoff e avrebbe la possibilità di disputare il campionato di promozione potrebbe non comparire negli organici del campionato di promozione. Quindi l'invito che noi rivolgiamo come Manfredonia TV, io personalmente, Antonio Castiotta, al commissario prefettizio è di cercare di risolvere questa richiesta e di consentire quindi alle società, in primis al Manfredonia Calcio, di utilizzare questa struttura per gli allenamenti. Bene, a questo punto non mi resta che salutarvi.